Si stanno impantanando. No, io le direi dove non si stanno impantanando, che forse è ancora più interessante. Okay. Lei dice e io segno, ero qui sabato. Sì, questa è una cosa che noi ci scordiamo. Ero qui sabato scorso e cercavo di capire quale potesse essere la strategia russa e l'obiettivo principale. Per me è Dnipro, che è lì in mezzo. Eccoci lungo qua. Il corso. Questo è Dnipro. E dicevo sabato scorso ci saranno due tenaglie, diciamo, o meglio, una tenaglia con due direttrici, una da nord-est e una da sud-ovest. Cioè passando da Kharkiv, dove c'è partendo da Kharkiv. E dicevo, in due settimane, un orizzonte temporale di due settimane, prima settimana, obiettivo di nord-est, Izium. E che è stata conquistata oggi. L'agenzia, ovviamente, fonte russa, sappiamo che gli ucraini hanno smentito, ma delle 2.54 Mosca annuncia conquista città di Izium in regione di Kharkiv. Quindi... Esatto, Izium in quel caso sono in vantaggio rispetto alla tabella di marcia che prevedevo, gli davo tempo una settimana, in quattro giorni l'avrebbero presa. Da qui invece puntare su Dnipro significa arrivare a Kryvyi Rih, che purtroppo qui non è segnata, e dove c'è quella, da quelle parti lì, e sono, mi risulta, a 20 chilometri da quella città. Ok, quindi saranno un po' più giù. Un pochino più giù di quella bomba che esplode. E lei dice, dovrebbero salire entro domenica prendere Kryvyi Rih, Izium l'hanno già presa, entro la domenica successiva... Perché è così importante Dnipro? Dnipro perché se si chiudono a Dnipro da due direzioni isolano l'intera Ucraina orientale con metà dell'esercito ucraino, a quel punto possono sedersi al tavolo delle trattative e dire adesso facciamo la pace da una posizione di forza. Non è Mariupol, no, come Mariupol, pure si era detto. Mariupol la stanno conquistando ormai, no? Ma perché penso che questo sia importante? Al tavolo della pace loro chiederanno di tenersi la Crimea che già ce l'avevano, il Donbass che già ce l'avevano e tutta questa fascia. E questa signora qui, quella signora lì, adesso ci arriviamo. Ma secondo me chiederanno la fascia tra la Crimea e il Donbass, compresa Mariupol, ma per ottenerla devono avere molto di più sul tavolo, quindi aver preso Dnipro e aver isolato quella parte dell'Ucraina. Ok, dicevamo della signora questa allora qui. Odessa, che ha un valore simbolico enorme, hanno rinunciato per il momento e questa cartina non è aggiornata, questa freccia qui non esiste più in realtà, si sono fermati a Kherson, i russi si stanno trincerando a Kherson per proteggere l'avanzata verso nord-est. Hanno rinunciato assolutamente ad avanzare su Odessa. E allora correggeremo questa freccia. Da ultimo le chiedo, dove c'è la mia Elenuzza? Leopoli? Elena Testi è là, dica che lì non succede niente. Leopoli, tutto a posto. Non succede niente. A e parte i bielorussi da quell'altra parte stanno tranquilli? Allora, incognita bielorussa. La Bielorussia è un paese sovrano. Attaccare l'Ucraina significherebbe un altro paese sovrano che infrange il diritto delle genti, per intenderci. Quindi siamo di nuovo nell'ambito delle cose che poi ci costringono a rispondere? O comunque siamo di nuovo in un'ottica veramente di infrazione dell'ordine mondiale, che Putin ha già spezzato, ma dovrebbe farlo anche Lukashenko, che è il capo di Stato di uno Stato sovrano diverso dalla Russia, non è una provincia russa. Quindi anche se forse si percepisce come una provincia russa. Ma con che scusa fare una cosa del genere? Con che giustificazione un paese sovrano come la Bielorussia invade un altro paese, l'Ucraina, che non ha fatto nulla? Ma per noi sarebbe una linea rossa superata, cioè se lo facesse... Beh, certo, se lo facesse, diciamo che così potrebbe autorizzare i polacchi a intervenire, se non altro, per la propria sicurezza a quel punto, ma si scardinerebbe completamente. Ok. Perché... Quindi lei dice che è improbabile. È molto improbabile. Ma non sappiamo, ma perché qui era improbabile tutto. Perché eppure... certamente, però Putin qualche ragione l'ha portata, no? Difendere i filorussi del Donbass che erano stati attaccati gli ucraini, così. Lukashenko non potrebbe veramente portare nessuna... Mi aprite, Elena, ha detto il professor Breccia che per il momento...